Pubblicando, questo è un hangout a reti unificate. Che allegria! Però certo non si vede l'immagine. In diretto, mio secondo hangout. Vabbè, io confido con chi. Che uscirò anche in YouTube. Quindi voi che mi seguite là e mi seguite anche lì, dicevo, con questa vecchia videocamera che c'ha un quarto di VGA o la metà, che è del 99, magari tecnologia più vecchia, io riesco per miracolo, perché anni fa questo computer non l'accettava. Mi sono risparmiato 30-40 euro, ma riesco a filmarmi. Questo mi darà la soddisfazione di poter registrare almeno 20 minuti in vivo, e mi devo abituare a guardare, perché dovrei mettere un supporto, però vabbè, adesso bando alle ciance, perché ho già fatto fra quello che non c'era l'audio e adesso 20 10 minuti più o meno ho perso. Un saluto a tutti. Devo prendere la pratica, perché col cellulare so dove guardare, con la filmatrice anche, ma con questa cosa qua no. Vedo sempre le mie immagini nello schermo. Beh, bando alle ciance, io fin dai 12 anni volevo essere scrittore. Sì, ho scritto pure a una rivista che si chiamava mi sembra che ci scriveva Adriana Zarri, Avvenimenti, qualcosa così. Lei era una ex suora, ne ho parlato di lei a un video con Travaglio. Che gli ho mandato a Travaglio come risposta alla sua nave senza capitano. E gli dissi: finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non l'affondare. E poi mi presento io come capitano, capito? E magari di questi tempi che si presentano tutti in quella nave, in quella barca, che segue mille correnti e da mille correnti sta per essere affondata. Magari io sarei un capitano ideale. Magari. A Serafino Massoni, inoltre, che ha pubblicato dei libri, e lui saprà che brutto è non poter contare con un editore che ti pubblichi. Poi mi sembra che, tanto per rimanere in tema, che è stato il Fatto Quotidiano a pubblicarlo. Quindi prima o poi farò anche un video a Serafino Massoni, ma io ho tanti iscritti e sempre mi ha deluso il fatto di non trovare un editore intraprendente, disposto a rischiare per la letteratura. E quindi non ho mai scritto seriamente, ma vorrei essere uno scrittore.
Non so, questo è un appello che lancio a tutti quelli che adesso mi vedono in vivo, in diretto, in YouTube e Dailymotion. Se vorreste... Lo devo dire bene. Se vorreste rischiare una buona inversione, pubblicate le mie opere. E vediamo un po'. Posta in arrivo. Mio canale Santen Chan. Nessuno mi ha scritto. Non c'erano editori che ascoltassero, evidentemente. Video. Video subito. Eventos. Eventi. Eccolo qua. Il mio secondo hangout in diretto. Ebbene, gente, che allegria compartire, favoriti, e poi facciamo una cartella. Quindi, gente, state assistendo alla nascita di una nuova lista di riproduzione nel canale Santen Chan di YouTube. Pensa un po', gli hangout di Santen Chan. Che privilegio, a che cosa state assistendo? Ecco fatto. E virtualmente in YouTube potrei caricare 8 ore di Hangout. Ci sono degli Hangout che infatti faccio anche mi piace e durano 2 o 3 ore. Stanno lì a chiacchierare. E quindi è molto bello. Ma faccio anche informazione del... Ah no, non è disponibile perché certo, adesso voglio vedere che molte volte in diretta tu lo guardi in YouTube mentre appare il mio icono. Com'è sta cosa strana? Ah, può essere perché sto in Dailymotion e loro sono gelosi e... Mi fanno sta cazzata qua. Appare solo... Sì. Adesso ho capito. Perché lo sto usando in Dailymotion. E mi appare questa cosa qua. Vedete? YouTube c'ha il mio icono. Avatar. Mentre... Dailymotion no, c'è il video. Magari Dailymotion non ci avrà il suono. Ti. Zan, 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 zan. Mancano solo 5 minuti in Dailymotion. Ma io quello che volevo fare era salutarvi a tutti voi. Ai quali io mi sono iscritto, iscrivetevi, se no non farò nessun video per Dailymotion. Ho caricato dei video molto belli in Vimeo, nessuno li ha visti, una o due volte. In Dailymotion mi è andata un pochito motion, e li hanno visti appena 80-50 volte. In YouTube no, quello che io faccio l'hanno visto 300 volte, 426. C'ho 7203 ascolti. Mi è andato così bene in YouTube come in Spreaker. Lì gli ascolti davvero si sono sprecati. Ma in Dailymotion un po' così, capito? Non c'ho questa grande quantità. Però
di iscritti. Boh. E poi non so perché adesso non Google Hangout di Google non ho nessun iscritto. Siccome ho partito male il mio primo web vlog di Dailymotion senza audio, adesso voglio compensare che 4 minuti invece di registrare 16 registro 20. Intanto si sente l'eco di YouTube. Beh, questo è qualcosa che va a Serafino Massoni. C'ho degli iscritti. Non ho la pazienza di mandare il mio materiale a tutte le editoriali perché mi dicano di no. Se lui sa di una casa editoriale, lo mando io a quella. È un appello anche a Travaglio, che già gli ho detto, se vuole un collaboratore dall'estero, io dissi dallo straniero, vedete, tanto. Vediamo un po'. Due video gli ho dedicato. Forse non avrà tempo di rispondermi. Mi sto filmando come se fossi un gamer. Ecco, finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, non affondare. E poi un altro video messaggio al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che non so se sia l'unico direttore o sei il presidente del giornale, magari il segretario, non so come che carica può. Vabbè, poi mi manca un minuto in Dailymotion, quindi se mi ascolti Marco Travaglio, se mi ascolti, scrittore di Marco Travaglio, Serafino Massoni, professore o chiunque voi siate, io voglio pubblicare racconti della mia esperienza, dei miei viaggi. E quindi è una sfida per tutti voi, intellettuale e culturale, il pubblicarmi. Hai capito? Mancano 10 secondi, vi saluto a tutti. Questo è stato il mio primo hangout di prova in Dailymotion. Adesso devo vedere che è finito di caricare in Dailymotion. Che gli do un titolo. Channel. Gente, o espressione libera, espressione libera. Hai capito? Allegria.
Che bello. Guardare. E dopo guardiamo. Mirato video. Che bello, che allegria. E c'è una codificazione in progresso. Añadirá. Incredibile, io devo vedere adesso. Di staccare, non so se YouTube mi sta filmando o no. Chi lo sa se YouTube mi filma o no. Tra la liro, la la la. Video che peraltro si potrà vedere in 480. E vabbè. Si fa quel che si può. Si può quel che si fa. Manca poco al formare. Vediamo un po', poi magari ricontinuo dopo.